Cambiamo argomento, oggi lo abbiamo detto all'inizio, giornata mondiale della vita consacrata, però adesso vogliamo cambiare appunto tema di questa giornata. Parliamo di chi insegna agli anziani e ai nonni il mondo digitale tra internet e nuove tecnologie. Parliamo del progetto nazionale Nonni su Internet della Fondazione Mondo Digitale. Siamo collegati con la responsabile del progetto, Cecilia Staiano. La ringraziamo per la disponibilità, sappiamo che è sempre in giro e impegnatissima. Quindi grazie per questo tempo che ci dedica oggi. Ma grazie a voi di darci questo spazio. Allora, ci racconti come e quando è nato il progetto Nonni su Internet? Il progetto Nonni su Internet è nato nel settembre del 2002. La fondazione era neonata e ci è stata subito lanciata una sfida dall'allora sindaco di Roma, che era stato ad un incontro nazionale con l'allora ministro dell'innovazione, e tornò con una richiesta che ci ha fatto, dicendo: dobbiamo assolutamente rispondere a questa chiamata nazionale e far sì che nessuno resti escluso dal digitale, da questa corsa che il digitale sta facendo nelle nostre vite, nella nostra vita quotidiana proprio. Sempre più persone avranno i telefonini, sempre più persone avranno internet a casa, dobbiamo prepararci. E Roma si deve preparare al meglio. Quindi abbiamo avuto subito l'idea di partire, di fare un tentativo di 3 mesi, partendo da 3 territori diversi di Roma, 3 municipi differenti, e abbiamo fatto una prova vedendo se funzionava. Ha funzionato talmente bene il programma che abbiamo, la formula che abbiamo collaudato, che adesso siamo su tutto il territorio nazionale. Di che formula parliamo? Quindi noi contattiamo le scuole, o le scuole ci contattano ormai, e chiediamo a un gruppo di ragazzi, circa una ventina, di prendersi carico di formare gli anziani del territorio. Quindi si fa una chiamata, gli anziani arrivano, frequentano il corso di circa 10 incontri da 2 ore direttamente nelle aule informatiche o nelle aule della scuola, portando i loro device, il loro telefonino, il loro tablet, il loro computer, e dove non ce l'hanno la scuola sopperisce. E accade una magia in quelle 2 ore a settimana, veramente una magia. Il nonno, come si può vedere dalle immagini, si siede accanto al ragazzo e si raccontano tante cose. Il ragazzo racconta come utilizza il device, ma l'anziano racconta la sua vita, e i ragazzi diventano dei veri e propri sarti del digitale. Loro imparano, noi li formiamo in questo, che devono esclusivamente insegnare a chi gli sta accanto quello che gli serve per migliorare la sua settimana. Se la settimana di un anziano è fatta di contattare i nipoti che stanno fuori della sua città, allora ci concentriamo sul farli imparare soprattutto a fare WhatsApp video, piuttosto che tutte le possibili video call che abbiamo a nostra disposizione. Quindi si tratta di rassicurare la persona che ne sa meno che il digitale è accessibile a tutti, basta esserne motivati. Quindi io sono motivato ad imparare una cosa se imparo quello che mi può servire nel mio quotidiano. Non serve imparare tutta la tecnologia, non serve a nulla, perché cambia così rapidamente, per cui stare al passo è difficile per tutti, è difficile anche per i ragazzi. Ma se ci si concentra su che cosa mi piace fare a me, quali sono i miei desideri, voglio sapere di più delle scalate, voglio sapere di più di un hobby particolare che adesso, avendo un po' più di tempo, posso coltivare, allora lì il digitale diventa un amico e anche una fonte di compagnia tante volte. Ecco, una bella relazione questa che si instaura tra generazioni, i ragazzi che diventano docenti, gli anziani che diventano discenti. Ecco, in questo scambio intergenerazionale, ecco, quali sono le storie che emergono? Le storie sono molto belle, sono molto forti, a volte sono anche un po' tristi per certi versi. Ci accorgiamo di quanto i nostri anziani sono poi realmente soli,
però quanto sono bisognosi di relazione e portatori di conoscenza, e non la dobbiamo disperdere questa conoscenza. Allora, grazie anche a questi incontri, noi troviamo degli anziani che si raccontano, che sono dei pezzi di storia della nostra storia, i ragazzi che si arricchiscono di questo patrimonio immateriale che sono le persone sagge, le persone di una certa età. Quindi è molto molto bello questo scambio e ci sono dei spesso sono la parola che mi viene da dire su tutte, sono delle vere e proprie storie tenere, perché ricordo ancora un signore, una volta facemmo esposizione fotografica delle fotografie del quartiere quando loro erano piccoli. Ognuno di loro portò una foto e un signore si mise a piangere quando la foto era stata messa nello scanner, pensando che l'abbassare il coperchio voleva dire che la foto era sparita per sempre. E quindi vedemmo questo signore piangere perché lui non sapeva come funzionava questo aggeggio. E invece poi fu rallegrato di capire che alzando il coperchio la foto ancora c'era, era in ottimo stato, ma soprattutto questa foto poteva lui mandarla tramite internet a tutti i suoi amici, a tutti i suoi nipoti. Potevamo stamparla, l'abbiamo anche presa un adesivo, messa sulla maglietta. Quindi è bello lo stupore anche che si vede in queste nuove, in queste generazioni che si stupiscono di ancora poter imparare qualcosa con lo stesso stupore di quando si imparava a leggere e scrivere in prima elementare. È quella forza che ti dà la conoscenza. Assolutamente. Ha parlato di storie, di tenerezza. Posso farle una domanda personale, Cecilia? Che ricordi conserva dei suoi nonni? Io credo di aver avuto un privilegio abbastanza raro. Io ho avuto la fortuna di conoscere tutti e quattro i miei nonni e di perderli anche quando erano molto molto anziani, tutti oltre i 90 anni, quindi me li sono goduti appieno e sono stati nella mia storia personale che io li ho conosciuti dal vivo quando avevo 11 anni, perché con la mia famiglia abbiamo vissuto altrove e siamo arrivati a Roma quando io avevo 11 anni, per cui per me erano solo delle voci telefoniche, e trovare questa gioia invece di trovare questo affetto, i nonni sono fondamentali. Non penso che se uno non ha un nonno vero se lo deve fare in prestito. Nonni su internet ti offre questa possibilità, perché i nonni ti vogliono bene nonostante tutto e sempre sono un porto sicuro. E allora per info, Fondazione Mondo Digitale, troverete anche tanti altri progetti, lo diciamo ai nipoti, lo diciamo a chi frequenta la scuola, anche ai genitori, perché magari se c'è qualche nonno all'ascolto che vuole prendere parte a questo progetto può farlo rivolgendosi a voi, giusto Cecilia? Sì, si può anche telefonare da noi allo Ecco. 06 42 01 4109, perché magari ancora non si sa mandare un'email, e soprattutto noi invitiamo le scuole a scriverci, perché così facciamo partire nel territorio un corso, perché se ci chiamano i nonni noi siamo felici di sapere che c'è la necessità, però se non c'è una scuola disponibile non Certo. sappiamo dove mandarli. Benissimo, grazie, grazie di cuore per averci dato questa bella possibilità di scoprire quanto bene può fare appunto il dialogo, la connessione tra vecchie e nuove generazioni. È un buon lavoro ovviamente a tutti voi. Grazie. Grazie a voi. Grazie ancora a Cecilia Staiano, responsabile nazionale del progetto Nonni su Internet della Fondazione Mondo Digitale. Grazie per essere stata con noi. Nicola, andiamo in pubblicità o c'è qualche notizia impellente? Andiamo in pubblicità e poi ci soffermiamo un attimo su una questione abbastanza interessante relativa ancora purtroppo ai conflitti esistenti. Allora, andiamo in pubblicità, ascoltiamo Don Francesco Armenti e poi insieme per le battute finali.